Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il giovedì, quindi giovedì quando 8 di aprile noi leggeremo la parola del Signore, stiamo leggendo il libro dei numeri e durante questa giornata abbiamo il privilegio di poter leggere il capitolo 12 e il capitolo 13. Un'altra settimana e continueremo il nostro cammino nella parola. Allora, Numeri capitolo 12, dice così la parola del Signore. Maria e Aarone parlarono contro Mosè a causa della moglie cusita che aveva presa, poiché aveva sposato una cusita. E dissero, il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? E il Signore lo udì. Or, Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Il Signore disse a un tratto a Mosè e ad Aarone e a Maria, «Uscite, voi tre, e andate alla tenda di convegno». Uscirono tutte e tre. Il Signore scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda, chiamò Aarone e Maria. Tutte e due si fecero avanti. Il Signore disse, «Ascoltate ora le mie parole». E se vi è tra di voi qualche profeta, io il Signore mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. Non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo a tu per tu, con chiarezza, e non per via di enigmi. Egli vede la sembianza del Signore, perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè, l'ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò. E la nuvola si ritirò di sopra la tenda ed ecco Maria era lebbrosa, bianca come la neve. Aarone guardò Maria e vide che era lebbrosa. Aarone disse a Mosè, ti prego, mio Signore, non farci portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso, di cui siamo colpevoli. Ti prego, che lei non sia come il bimbo nato morto, la cui carne è già mezzo consumata, quando esce dal seno materno. Mosè gridò al Signore dicendo, guariscila, oh Dio, te ne prego. Il Signore rispose a Mosè, se suo padre se l'avesse sputato in viso, non ne porterebbe la vergogna per 7 giorni? Stia dunque isolata fuori dell'accampamento 7 giorni, poi vi sarà di nuovo ammessa. Maria dunque fu isolata fuori dell'accampamento 7 giorni e il popolo non si mise in cammino finché Maria non fu riammessa nell'accampamento. Poi il popolo partì di Azeroth e si accampò nel deserto di Paran. Parola del Signore. Ora noi leggeremo Numeri capitolo 13. Il Signore disse a Mosè, manda degli uomini a esplorare il paese di Canaan, che io do ai figli di Israele. Mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri, siano tutti loro capi. E Mosè li mandò dal deserto di Paran secondo l'ordine del Signore. Quegli uomini erano tutti capi dei figli di Israele. Questi erano i loro nomi. Per la tribù di Ruben, Samua, figlio di Zaccur. Per la tribù di Simeone, Safat, figlio di Cori. Per la tribù di Giuda, Caleb, figlio di Geftune. Per la tribù di Issacar, Igal, figlio di Giuseppe. Per la tribù di Efraim, Osea, figlio di Nun. Per la tribù di Beniamino, Palti, figlio di Rafu. Per la tribù di Zabulon, Gadiel, figlio di Sodi. Per la tribù di Giuseppe, cioè per la tribù di Manasse, Gadi, figlio di Susi. Per la tribù di Dan, Amiel, figlio di Gemali. Per la tribù di Asher, Setur, figlio di Micael. Per la tribù di Neftali, Nadi, figlio di Vovsi. Per la tribù di Gad, Geual, figlio di Machi. Questi sono i nomi degli uomini che Mosè mandò a esplorare il paese. E Mosè diede a Osea, figlio di Nun, il nome di Giosuè. Mosè dunque li chiamò e li mandò a esplorare il paese di Canaan e disse loro, andate su di qua per il mezzogiorno, poi salirete sui monti e vedrete che paese è,
che popolo lo abita, se è forte o debole, se è poco o molto numeroso, come il paese che abita, se è buono o cattivo, e come sono le città dove abita, se sono degli accampamenti o se sono dei luoghi fortificati, e come il terreno, se è grasso o magro, se vi sono alberi o no. Abbiate coraggio e portate dei frutti del paese. Era il tempo in cui cominciava a maturare l'uva. Quelli dunque salirono a esplorare il paese dal deserto di Sin fino a Reob, sulla via di Amat. Salirono per il mezzogiorno e andarono fino a Hebron, dove erano Aiman, Sesai, Talmai, figli di Anak. Hebron era stata costruita 7 anni prima di Soan in Egitto. Giunsero fino alla valle di Escol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva che portarono in 2 con una stanga e presero anche delle melagrane e dei fichi. Quel luogo fu chiamato Valle di Escol a causa del grappolo d'uva che i figli di Israele vi tagliarono. Dopo 40 giorni tornarono dall'esplorazione del paese e andarono a trovare Mosè e Aaroni e a tutta la comunità dei figli di Israele nel deserto di Paran, a Cades. Riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti del paese. Fecero il loro racconto e dissero: «Noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti, ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele, ed ecco alcuni dei suoi frutti. Però il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e grandissime, e vi abbiamo visto anche dei figli di Anak. Gli Amalekiti abitano la parte meridionale del paese». Gli Ititi, i Jebusei e gli Amorrei la regione montuosa, e i Cananei abitano presso il mare e lungo il Giordano. Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: «Saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo». Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: «Noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi». E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo: «Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura. E vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette, e tali sembravamo a loro». Parola del nostro Signore. Quindi durante questa giornata noi abbiamo letto Numeri capitolo 12 e capitolo 13. Noi vogliamo capire che cosa viene dopo questo momento così difficile, di grande importante decisione, di paura, di mancanza di fede. Quindi non mancare domani, quando noi continueremo a capire, a comprendere, a conoscere, ad ascoltare la parola del Signore. Mi raccomando, metti un like, condividi, iscriviti sul canale, mandami le tue richieste di preghiera, perché questo è Leggiamo la Bibbia Insieme ogni giorno, la parola del Signore letta e comunicata al nostro cuore. Un forte abbraccio, un santo bacio nel nome di Gesù.